Salve a tutti, questo è Disabilitare la Disabilità, per spegnere i luoghi comuni. Un podcast della cooperativa Il Granello. Vi racconteremo storie che vi accompagneranno nel nostro mondo. Molto più normale di quanto potete immaginare. Il futuro ci spaventa più di ogni altra cosa, e alla fine ci spaventa più di ogni altra cosa. Il fallimento ci spaventa perché i vincitori sono gli unici che scriveranno. Bellissimo questo brano degli Psicologi. Il problema dei ragazzi non è la droga. È un brano appunto che ci introduce nel nostro argomento, e però mi fa anche un po' sorridere il pensare che avrebbero potuto scrivere gli Psicologi del Granello un brano del genere. Niente, cominciamo. Il titolo di oggi è Diversità diversa nel futuro. Sì, è un po' complicato, lo ammettiamo, ma è un titolo scaturito durante la chiacchierata che ci siamo fatti con queste splendide donne, capaci di esprimere sentimenti diversi proprio perché diverse sono le loro età, quindi diverse sono le loro aspettative verso un argomento così ampio e impervio come il futuro. Ma sentiamo ora direttamente la loro voce. Allora, io mi chiamo Elena, ho 25 anni e frequento lo SFA di Fagnano ormai da 6 anni. E sei di? Di Solbiatolona. Allora, io mi chiamo Laura e ho 19 anni e mezzo. Vengo dallo SFA da circa 2 anni e mezzo e vengo da Gallarate. Io mi chiamo Isabella, ho 52 anni, vengo da abito a Cislago, sono allo SFA di Fagnano. Ok, da quanti anni? Da quasi 5 anni. Tu vai allo SFA da 5 anni, ma tu hai già avuto delle esperienze? Sì. A Granello? Sì, già da tanto, diciamo che io sono una veterana. Dove andavi prima? Ho cominciato che avevo 18 anni, ancora quando c'erano le prime macchine e c'erano le stampatrici. Ok, quindi lavoravi nella stampa? Esatto, sì. E nella seconda? L'ho proprio visto nascere il Granello. Il Granello, tu sei una fondatrice quasi. Sì. Lavoravi, dimmi dei nomi che ti ricordi quando hai iniziato. I nomi? Sì, le persone con cui c'era lavoravi. Francesco, Pierangelo, dopo quell'altro, non me lo ricordo. La Carmela. La Carmela, sì. Poi? Sì, Ivan, la vita. Questi qua sono le persone storiche, sì, esatto. del Granello, sì. Giusto? Sì. Okay. Quindi poi da Cislago sei andata a Fagnano Lona, lei sei allo SFA, sì. Perfetto. A volte, quando senti parlare di futuro, per assurdo, percorrendo un labirinto mentale, ti ritrovi a pensare al passato. Sembra paradossale, ma non lo è. Il passato è un modo per capire che il percorso che abbiamo fatto nel tempo fino ad oggi in realtà è il futuro di quello che eravamo. E questo è tangibile. È l'unico modo di sfiorare il futuro. Oggi parleremo proprio di futuro, che è così sfuggente e impalpabile, che si fa solo immaginare perché ora è già stato superato da ora. Se senti la parola futuro, qual è la tua reazione? Allora, quando sento la parola futuro, la mia reazione è che divento euforica e incomincio a fantasticare sui miei progetti, quello di essere autonoma, sul mio futuro, quello che vorrei fare io. Però cosa succede dopo? Che mi sgaso? Perché
perché mi sgaso? Perché so che alcune cose, alcuni miei progetti hanno difficoltà a realizzarsi, sì, mi usciva la parola. Però cosa succede dopo? Che ritorno e divento euforica come prima e incomincio a fantasticare sui miei progetti e sul mio futuro. Se penso alla parola futuro, penso che sarà positivo, perché nonostante nella vita purtroppo ci sono problemi e molte cose tristi, diciamo, visto che io sono una persona che è costante e si impegna in tutto quello che fa e soprattutto nei compiti che mi vengono assegnati, penso che il mio futuro sarà molto positivo. Allora, se penso al mio futuro, ho paura, perché ho delle incertezze, però nello stesso tempo spero di trovare una persona che si prende cura di me. Scusa, vorrei approfondire questa cosa con Isa, perché è una cosa interessante. Tu speri di trovare una persona che si prenda cura di te? Sì. O speri di trovare una persona che vi possiate prendere cura uno dell'altro? Sì, anche sì. Quella è la, sì, è la cosa, sì, vero? Sì, sì. Ok. Ok. No, così abbiamo capito. Sentir parlare ragazze di età diverse ci porta subito a notare che quelle più giovani hanno aspettative, mentre con l'avanzare dell'età le aspettative diventano speranze. Il futuro, comunque, è sempre un passo avanti a noi e può regalare opportunità a tutti. Allora, sì, se parliamo di opportunità nella vita, no? Occasioni da prendere, prendere il treno che passa, sempre in riferimento al futuro, qual è il tuo pensiero? Ma sulle opportunità? Io all'opportunità ci credo, perché grazie appunto allo spa di Fagnano, che frequento già da un po', mi è stata data appunto questa opportunità di andare a fare un tirocinio al Parco degli Aironi. E niente, appunto, grazie a questa opportunità posso crescere, no? E crescere per un futuro lavorativo. Quindi per te è importante, nella visione del tuo futuro, è molto importante il lavoro. Sì. È una delle cose su cui punti di più. Sì. Ok. Allora, le opportunità. Allora, posso fare la domanda a me stesso? Ok, va bene. Allora, che cos'è le opportunità? Allora, le opportunità vengono ridate alle persone che devono essere pronte per un domani cercare un futuro, il lavoro. Un lavoro. Però io, che sto frequentando lo spa da 2 anni e mezzo, devo essere pronta per un domani cercare un lavoro e soprattutto fare la mia vita, trovare un lavoro, sì. Anche per te quindi è importante. Sì. Ma le opportunità non passano sotto casa, ma nascono ancora in situazioni predisposte, ben disposte a dare attenzione e cura alle caratteristiche di ognuno. E comunque le nostre ragazze hanno molto presente il darsi da fare. Se parliamo di opportunità, parliamo di società, no? La società di oggi, secondo te, è una società inclusiva, accogliente, o è una società che invece alza i muri e non ascolta, non guarda alle difficoltà del più debole, del diverso? Che opinione hai della società? Ah,
la società non è inclusiva perché appunto ci sono ancora troppi pregiudizi. E che cosa sono i pregiudizi? I pregiudizi sono quando una persona non conosce un'altra persona e fa delle critiche, no? E quindi la società non è inclusiva per niente. Allora, la società per me non è inclusiva perché alcune persone fanno difficoltà ad accettare le persone con la diversità diversa, tipo orientamento sessuale, razza diversa e religione anche diversa, e anche la disabilità. Eccola la frase incriminata, diversità diversa, che ha dato il titolo a questa puntata. Diversità diversa è stata spiegata benissimo da Laura, che dall'alto dei suoi 19 anni coglie un particolare importantissimo e inaspettatamente allarga la diversità dalla disabilità alla religione e alla sessualità. E allora ci chiediamo, quante diversità ci sono? Ma soprattutto, quante discriminazioni? Su questo argomento ci siamo soffermati e abbiamo discusso a ruota libera per un po'. Il microfono era aperto, ma le voci si sono sovrapposte e sarebbe stato impossibile rendere intelligibile la discussione. Sicuramente queste tre ragazze hanno la mente molto aperta e sono state capaci di stupirmi con le loro conclusioni. Una su tutte è: la diversità è tale fino a quando non ci si fa l'abitudine. Fantastico, vero? Semplicità ed efficacia. In una frase mi hanno fatto capire il senso di disabilitare la disabilità. Ma cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Ma pensate che nel futuro qualcosa cambierà? No, allora, sì, più o meno, perché bisogna cercare un accordo per far sì che il futuro sia diverso, cioè no, che la società sia diversa, e quindi bisogna cercare un punto d'accordo, diciamo. Voi portavate anche l'esempio dello SPA, no? O comunque dei centri, insomma, del Granello, no? In cui si punta molto su quello, no? Sull'accoglienza, sull'inclusione, posti in cui si cerca di essere accolti, accettati per quello che si è, quello che dovrebbe un po' fare la società. Quindi si spera, no? Speriamo che la società che ci circonda possa un po' diventare così, più accogliente, possa accoglierci, possa prenderci con tutto quello che abbiamo, cose positive e cose negative, no Laura? Sì, possiamo dire sì, che la società secondo me non cambia, perché comunque vedo che alcune cose sono difficili a cambiare per tanti vari problemi, però se ci dovesse essere la necessità dobbiamo essere noi, un giorno dobbiamo essere noi se stessi a farsi in modo che la società potrebbe cambiare. Tu vedi un possibile cambiamento all'interno della società? Io spero di sì, perché c'è ancora tanta ignoranza. Per usare un parallelo marinaro, all'orizzonte la terra non è ancora visibile, ma lavorare insieme verso una meta fa sentire meno la fatica. Laura, Elena e Isa oggi ce lo dimostrano concludendo il nostro incontro, dando il loro significato a delle citazioni e lanciandosi per immaginarsi nel futuro. Sempre in riferimento al futuro avete scelto delle citazioni in cui vi rispecchiate, no? E possiamo leggerle insieme. La prima è quella che ha scelto Elena.
di una frase di Papa Giovanni Paolo II: il futuro inizia oggi, non domani. Puoi provare a spiegarla, Elena, perché ti ha colpito? Allora, perché è una frase che spiega appunto che ogni giorno bisogna fare dei piccoli passi, ogni giorno piccoli passi per costruirsi appunto il futuro. La seconda è quella che ha scelto Isabella. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Ce lo vuoi spiegare, Isa? I tuoi sogni. Tu credi molto ai sogni? Sì, sì, credo molto ai sogni. Credo molto ai sogni, però nello stesso tempo ho delle speranze di trovare una persona che si prende cura di me. Ok, Laura. Okay. La tua frase. Che la dirò adesso? Allora, sì, quando si arriva al futuro, il nostro compito non è di prevederlo, ma piuttosto di consentire che accada. Ok. Allora, io ho scelto questa frase perché comunque mi parla che alcune volte il futuro dobbiamo essere noi a crearcelo. In che senso? Che dobbiamo un po' spingerci anche noi ad essere capaci un domani di trovare un lavoro o in altri progetti o anche in altri progetti. Okay. Non necessariamente potrebbe essere il lavoro. Altre cose. Potrebbe essere anche la soddisfazione personale. Sì. Sì. Ok. Per concludere volevamo un po' scherzare, no? Giocare con il futuro e chiedervi come magari vi vedete tra 5-10 anni, come vi vedete anche fisicamente, ma soprattutto se vi vedete realizzati nelle vostre aspettative, come vi vedete? Io rispondo per me, io mi vedo tra 5-10 anni, mi vedo vecchio. Cosa che non sarà per Laura, perché ha 19 anni. Infatti. Allora, io fra 5-10 anni sarò un po'. Fra 5 anni avrò 25, ne avrò, e sarò un po' più matura. E sarò un po' più matura. Cercherò di essere più autonoma, prendere mezzi di trasporti, e se un domani ci sarà mi daranno qualche posticino di lavoro per fare anche un tirocinante, quello che è. Elena, tu sei la nostra risorsa, quindi vai. Allora, io fra 5-10 anni penso di essere magari con la patente e prendermi la macchina per non aspettare i pullman che ti fanno aspettare ore fuori al freddo. E, wow! Sì, e magari più matura, trovare anch'io come Laura un lavoro che posso guadagnare soldi che poi li posso tenere per me. Certo, i soldi si tengono per sì. Non sempre. Isa? Allora, io spero fra 5 anni di non avere troppe rughe e di realizzare tutti i miei desideri. Quali sono i tuoi desideri, oltre a quello che ci hai già citato? Di trovare una persona che si prende cura di te. Non lo so, bella domanda. Cioè, il futuro, secondo me, una chiave del futuro è avere una meta, no? Quindi avere un ostacolo da superare per poter andare avanti, no? Cioè, come diceva Elena, la questione della macchina è un bel ostacolo, no? Se uno riesce ad essere indipendente e
andare dove vuole senza dover aspettare il bus è una bella cosa. Quindi qual è la vostra meta? La vostra, cioè, quando io arrivo lì sono veramente felice. La nostra meta. Isa, è difficile. Sposarmi. Durante questa puntata abbiamo parlato di futuro. Laura, la più giovane, se pensa al futuro diventa euforica. Elena, più grande e più pragmatica, ha articolato il pensiero verso il futuro pensando alle sue caratteristiche da mettere in campo, mentre Isa, che ha 52 anni e ha una consapevolezza diversa, fa spiccare i suoi timori. Siamo proprio diversi. Un grazie va allo Sfa di Fagnano, nella fattispecie a Raimondo, che ha preparato con le ragazze l'argomento con il laboratorio specifico sul futuro. Un grazie al Granello e un grazie anche a Cristina per l'editing dei testi. A risentirci presto.